chiedo di raccontarci il gol dell'1-0, cioè ci hai creduto fino alla fine, hai seguito l'azione e hai messo dentro il vantaggio della Feralpi. Sì, è stata un'azione, ora non me la ricordo benissimo, però manovrata alla grande. Proviamo sempre queste combinazioni, queste uscite, anche questi contropiedi in allenamento. È stata un'azione bella, ci ho creduto fino alla fine, chiuso bene l'azione. È stato bravo Mattia Felici a pescarmi al momento giusto e io a buttarla dentro. Quindi per quanto riguarda la prestazione della squadra, come l'hai vista oggi? No, è una buonissima prestazione, secondo me. Sapevamo che non era facile contro questa squadra, perché è una squadra che lotterà per vincere il campionato. E noi siamo una squadra ancora comunque in costruzione. Ci sono tanti giocatori importanti fuori e nonostante questo abbiamo approcciato la partita nel modo giusto, abbiamo gestito bene, è mancato un po' forse di lucidità nel secondo tempo, magari potevamo tenere qualche palla in più anche davanti, gestire meglio, però sono sicuro che arriverà anche quella. Adesso per voi una bella soddisfazione quella di poter giocare a Torino? Sì, certo, è soddisfazione enorme, dobbiamo andare lì, cercare di fare la nostra partita, di divertirci. Si sa che è una squadra forte, abbiamo affrontato anche il ritiro e fisicamente saranno al top. Però noi, ripeto, andremo lì, cerchiamo di divertirci, di viverla bene e cercheremo di portare a casa il massimo risultato. Per quanto ti riguarda, come valuti questa tua prima parte di stagione? Sono partito abbastanza bene, dai. Mi sto adattando anche in un ruolo, diciamo, non mio, nel senso che non ho fatto tantissimo nella mia carriera, però è un ruolo che comunque mi piace, lo sto approcciando bene, sto cercando di migliorare tutto, in allenamento soprattutto, e quando il mister mi chiama in causa cerco di fare il mio meglio sempre, cercando di aiutare i miei compagni.